Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Claudia e benvenuti sul mio canale. Prima di iniziare vi invito a seguirmi su Instagram, mi trovate come Creative e Simmer e se vi va di supportarmi di iscrivervi al canale. Detto questo, iniziamo a giocare alla Black Legacy. E siamo tornati qui da Reese e Adam. E c'è subito un messaggio, là sono Eva, la nuova babysitter. Piacere, so fare di tutto, anche piuttosto bene, so giocare, cucinare, non ho nemmeno problemi a cambiare pannolini. Oggi ci divertiremo. Va bene. Ok, come stavo dicendo, ci sono un sacco di messaggi. Come stavo dicendo, siamo ritornati da Reese e Adam e oggi è una giornata speciale, sì, perché crescerà la nostra Ellie. Ovviamente stanno dormendo. Ah, cavolo, sono le 10 di mattina e stanno ancora dormendo. È vero che ieri sono andati a letto piuttosto tardi, quindi io direi di lasciare dormire Reese, però il nostro Adam si può svegliare perché rimesso ancora l'ingaggio perché non siamo riusciti a finire l'ingaggio dell'altra volta, purtroppo non siamo stati nei tempi e quindi devo ancora fare questa cosa qua, scattare una foto, eccetera. Però questa volta chiameremo una modella, sì, perché Reese, se dopo la gravidanza si è un pochino ammorbidita e quindi lei si trova in insomma, non si trova più a suo agio a fare da modella e perciò niente, ha deciso di. Cosa ci fa qui la babysitter? Ha deciso quindi di mettersi a dieta. Ecco. Tu hai fame? Sì, che hai fame. Vediamo che cosa c'è di buono. Ha variato? No. 4 restanti. Io direi che. Vieni qua, ti prepari una bella di brocca dita verde, così prepari la brocca per tutti. Vabbè, qua ci sono i... D'accordo. Bisogna registrare una guida allo stile. Va bene. Registrando il computer una guida, quindi dobbiamo condividere con le masse dei consigli di moda registrando il computer una guida allo stile. Ok. Non so perché c'è la babysitter, io non l'ho chiamata. Magari la licenzio. Sì, perché... No, no, aspetta, aspetta. Butta il cibo a variato, grazie mille. Oh, amore, si è arrivata papà. No. Vieni, vieni, che c'è la bimba che piange. Corri. Sì, non è un buon profumo. Ecco, meglio che la chiama. Congratulazioni per il tuo recente compleanno. Grazie, cara. Sì, allora scendiamo e ci prendiamo. Te lo prendo io, faccio prima. Qua le frittelle. Ok, quindi ti siedi. Ti prendi una frittella, una porzione e bevi questo. Poi vuole scattare una foto al cibo sperimentale? Direi proprio di no. No, i vampiri non ti interessano. Ah, chiacchierare con Reese, certo. Vabbè, ok, dai. Così, equilibrio amicale precario. Vabbè, un po' teso. Io direi di svegliarla. Dai, su, sveglia, che è mattina. Ci facciamo anche un bagno. Dai.
E poi voglio, vabbè, mandare via, licenziare questa tizia. Ok, ripulisci, questo glielo mettiamo in frigo la risa e licenzia. E poi direi di assumi una modella, insomma. Ah, lei desidera prendersi un giorno di vacanza, magari più avanti lo facciamo, ma la cosa più Wow, importante, voglio relax. festeggiare il Ah, compleanno di free bug. Ellie. Ma non hai fatto niente. Visto che sei qui e la piccolina piange, puoi allattarla gentilmente, coccolarla, dondolarla. Abbiamo lui come modello. Allora, facciamo così. Scegli l'abito per il soggetto di moda. Allora, adesso scattiamo una foto di Maurizio Alberghini, che a quanto pare fa il modello. Ma perché questo è ancora qui? Ma che incubo! Farà anche la smorfiosa con Maurizio Alberghini. Ma chi è questa qui? Eva Basu. Scusa, io ti ho licenziato. Ma io ti ho licenziato. Ma scusami, eh. Scusa, puoi andartene? Qua bisogna lavorare. Ah, e impostiamo lo sfondo, mettiamo il paesaggio urbano. Ancora ti sei preso i soldi? Ok, mi scusi, per la distrazione. Adesso facciamo i seri. Ok, magari qualcosa di felice? No. Allora facciamo così. Ecco, dai, mi piace. Mezzo busto. Così. Mettiamo anche un filtro, un po' così. E scattiamo una di foto, tanto me ne serve solo una. Ok, grazie mille, è stato gentilissimo. Inviamo la foto per la pubblicazione, per l'approvazione, scusate. E adesso andiamo su. Ah, lei si è presa. Ma non devi prenderti la torta. Vabbè. Dai, è arrivato il momento. Dove l'hai messa? Te la metto qua. Oh, guarda com'è che si è vestita carina. Dai, aspettiamo Adam che stava finendo di lavorare. E poi è arrivato il momento di festeggiare il compleanno. Sono curiosa di vedere a chi somiglia. No, 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 vieni qui. Dai, sarà Adam a farla passare d'età. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, io di solito con i toddler scelgo a caso il loro tratto. Faccio 3 volte e poi vediamo che cosa esce. 1, 2, 3. Curiosa! Veri e propri esploratori, questi bebè sviluppano l'abilità di pensiero un po' più velocemente. Non sono mai felici come quando imparano qualcosa e si rattristano se non hanno imparato nulla di recente. Mi piace come tratto. Elena ha spedito un regalo a Ellie, tieni d'occhio la posta. Oh, la nonna! Non, mi sa che è tutto Adam, sembra un maschietto, visto così.
Ma adesso la sistemiamo. Oh, Oh, amore. Bellissima. Io direi di andare subito in cassa che la sistemo e la vediamo più da vicino. Ed eccola qui, la piccola Ellie. Assomiglia tutta ad Adam. È praticamente uguale, tranne per i capelli, che il colore è quello di Reese, e anche gli occhi sono quelli di Reese. Penso, perché lei ha una sfumatura. No, gli occhi non so da chi li ha presi. Forse è di più da Reese, però lei ha una sfumatura sul verde e ha questi capelli ricciolini. Vabbè, i genitori sono tutti e due ricciolini ed è bellissima. È bellissima. Ha un nasino anche a patatina, stupendo. Gli ho messo come vestiti quotidiani questo. Siamo nell'inverno, stiamo andando nell'inverno, quindi gli ho messo dei vestiti pesanti. E questo è il secondo, una via di mezzo. Come abito da festa questo, con sempre questi capelli ricciolini. Da nanna questo qui con i capelli sciolti, quindi ce li ha sempre ricci, e questo qua. Poi da festa per giocare, quindi mi sono immaginata dei pantaloni comodi, pantaloncini e anche questo qua, un abitino anche carine con colore simile ai ciuccetti qui. Da bagno, questo qua, questi due pezzi con i ciuccetti sui capelli, i pompon, come si chiamano? E invece questo intero, sempre sul rosa, giallo, mi piaceva questi colori. Da caldo, ovviamente, gli ho messo qualcosa di comodo e di fresco. E da freddo gli ho messo questo qui, perché se magari andiamo sulla neve, eccetera, è perfetto. E poi questo qua, un po' più elegantino, sempre sul rosa. Bene, torniamo a giocare. Ok, adesso dovremo stare. Abbiamo raggiunto il livello 2 di genitorialità? Sì. Dovremo stare dietro alla piccolina. Ovviamente io vendo questo. Chissà la nonna che cosa gli avrà regalato. Ah, a proposito, la camera è in pandan con i vestiti di Ellie. È perfetto. Oh, amore, che cosa vuole fare con la mamma? Che cosa? Ascolta Reese. Oh, mostra le schede didattiche. Ma dai, tu cosa vuoi farti del caffè? Ma sei stanco, perché non ti vai a fare un pisolino? Fai così, ti fai un bagno anche tu e ti fai un pisolino. Perché dopo aver fatto. Ah, guarda com'è attenta! Che la mamma ti fa vedere le schede didattiche. Sì, perché lei è curiosa e gli piace imparare. Ah, il cliente ha approvato la foto, perfetto, così domani la riceviamo tramite posta. E a posto. Oh, dobbiamo prendere la posta. Vabbè, lo fa Riz. Perché poi Riz cosa deve fare per il lavoro? Registra il computer a una guida allo stile. Vediamo che cosa possiamo fare. Andiamo col computer. Ah, ecco perché ha mangiato la torta. Basta torta, eh? Allora. Chi è? Oh, ho saputo la tua amicizia con Eva è piuttosto in gamba. Ma io non gli ho neanche parlato a questa Eva. Ah, acquistato l'abilità di movimento, perfetto. Vediamo un attimino che cosa possiamo fare. Ho acquisito anche l'abilità di immaginazione, perché sto giocando. Ah, sto giocando con Ellie. Schede snervanti, basta, basta guardare schede didattiche, ok.
Ah, qui. Registra una guida allo stile. Dai, lascia in pace Ellie, che tanto sta benone, lasciala giocare con le bambole. E tu vieni qui che registriamo una guida allo stile. La volevo mandare in palestra, così inizia un attimo anche perché lei vuole prendersi cura di se stessa e dimagrire un pochino e quindi si mette a dieta. Ho imparato anche la comunicazione, bravissima, solo giocando con le bambole. Cucciolina, bravissima. Vieni a giocare con questo. Gioca qua. Lui sta facendo un sonnellino. Oh, ci vuole una foto per questa piccolina che sta giocando. Poi dopo gli facciamo vedere anche un po' di TV. Magari quando si sveglia il papà. Poi stavo pensando che Riz ormai sta diventando una vera e propria stilista. E magari la possono chiamare, sempre nella nostra immaginazione, ormai anche 350 follower, no, 475 follower, wow. Insomma, la chiamano magari delle persone importanti per fargli modificare il look o farsi dare dei consigli, un po' come una, non so come si chiamano, quelle figure che ti consigliano come vestirti, eccetera. E magari ha delle persone importanti. Ok, sei un po' stanca. Allora dai, andiamo un attimo in palestra. Io direi di andare in palestra. Magari svegliamo Adam e gli diciamo: Adam, guarda, vado in palestra, che sono le 18:16, occupati della piccolina, mi raccomando, che è in camera. Intanto qua spegniamo, l'ho spento lei, no? Ok, dai Adam, sveglia che io devo andare in palestra. Su. Ok, aspetta. Gli volevo dare un bacino sulla guancia, bacia sulla guancia e così gli diciamo prenditi cura della bimba che io vado in palestra. Oh, che carini. Aspettate che volevo fargli la foto. Ok, dai, andiamo in palestra. Lui è subito flirtante, basta che si guardino negli occhi, diventano flirtanti. Dai, vado in palestra allora, e ci dice, va bene, buon allenamento, eh? Ok, eccomi qui in palestra a Vita Climb. Com'è che si chiama sta palestra? Vita Climb Gym. È una palestra di Maxis, eh? Non l'ho neanche toccata, quindi è proprio così. Quindi direi, ma facciamo il tapirulan, dai, facciamo un po' di tapirulan. No, oddio. Ah no, torna a casa. Ok. Sviluppa l'abilità. Ah, non posso sviluppare l'abilità di... Vabbè, dai, carisma. Ok, dai, fai un po' di palestra. Magari possiamo incontrare qualcuno che possa diventare magari un nostro cliente. Ah, lei è l'allenatrice. Però potrebbe allenarci. Chiedi delle lezioni, dai, ci puoi allenare, che così uno diventa nostra amica. E almeno aumentiamo più velocemente.
Allenarsi con Akume, con tutti i consigli del mentore, Risa sta ottenendo di più dall'esercizio di corsa. Perfetto. Oh, guarda quante persone. Lui. Chi è? Ah, lui è Raul. Lui è Kyoshito. Grazie, dai. Vediamo un po'. Brava, brava. Io direi che magari puoi fare ancora un po' di allenamento, vai. Chiedi un aiuto. Facciamo ancora un pochino di allenamento, poi ci facciamo la doccia e magari torniamo a casa. Abbiamo raggiunto il livello 3. Ok. Posso dare anche consigli per l'allenamento. E nuoto più velocemente, fantastico. Sì, tanto sarei venuta a lavorare. E mi sa che domani riceveremo la promozione. Fantastico. Riso ormai sarà al nono livello. Non, siamo praticamente arrivati al culmine della carriera. Vabbè, dai, sei un po' stanca. Io direi di farci una doccia qui. Poi dopo salutiamo Mana, che è diventata nostra amica, infatti abbiamo aumentato qui l'amicizia. Dobbiamo ancora aumentarne 4 e dobbiamo andare avanti con il carisma. Ecco che cosa non ho, non sono più andata avanti. Quindi gli faccio fare la doccia e torniamo a casa. Facciamo così, intanto che lei si fa la doccia, eccetera. Io andrei a vedere come se la sta cavando Adam. Quindi passiamo al controllo di Adam. No, non va bene, Adam. Cioè, c'è la piccolina qui. Portatela in casa. Prendi in braccio. C'è la piccolina fuori. Prima che arriva Risa e la vede fuori, poi si arrabbia con te. Dai. Siccome sono le 21:39, non ha fame. Magari le insegniamo il vasino. Non mi ricordo se l'ho comprato il vasino, penso di no, me lo sono dimenticato. Infatti, lo compro velocemente. Chissà se mi sta qui, vediamo. Allora, vasino questo, ok. Allora, le insegni a usare il vasino, insegna a Ellie a usare il vasino e poi la metti a nanna, che sono le 9:30 e deve tornare, i bimbi vanno a nanna presto. Tanto lei mi sa che torna, ok? Magari ci mangiamo qualcosa. Ah, qui asciuga il bucato e magari butta il cibo avariato. Lui ha fame? Sì, magari prepari qualcosa di buono. Serviamo la cena. Finta carne e patatine. Magari c'è la vera carne anche. No, però volevo. Lei deve mangiare leggero, quindi chili di verdure, dai. Ok, piccolina, tu hai fatto? Ci hai fatto? No, non hai fatto. Insegnali a usare il vasino. Dai, devi usare il vasino. Yes, Ms. Ribalfa? Ah, Ravuta. Ce la facciamo? Tutta con la giacca a vento. Oh, bravissima. Ma perché voi Sim non mi ascoltate? Vai a fare da mangiare, per favore.
Ok, poi la metti a nanna. Legge al bebè per farla addormentare. Intanto lei finisce di preparare la pappa. Allora, il Cile è pronto? Ma che livello è di cucina? Ah, livello 6, ma che brava! Sì, ha un pochetto i fianchetti. Eh beh, normale con la gravidanza. Ma perché lo metti qui? Hai tutto lo spazio. Ok, dai. Intanto prendi una porzione per te. Cattivo esempio con il vasino. No, non è lì. No, non nella... Uffa. Vabbè, dopo lo puliamo, dai. Fa niente, poveretta. È la prima volta che lo usava. Ecco, adesso... Vi racconta una bella favola, poi nanna. Sì, è mezzanotte, direi che... Namil quam, oregani clang nopsa Oh, pillaga. amore. Nashku me buf, smeba mucosa. Aline crash, amodio filogi. Tu, mangiato? Allora, fai una cosa, ripulisci, ripulisce, poi va a dormire. Svuota anche qui, grazie. Questa gliela lascia. No, vabbè, gliela lascia nel frigo. Ma mi sa che. No, meglio che mangia. Anche se è stanco morto, infatti. No, mi sa che è proprio stanco. Ok, puoi andare a nanna anche tu. Ah, vai in bagno prima e poi vai a dormire. Alle 9 si è svegliato il nostro Adam e ha fame, quindi direi che prepara la colazione per tutti, quindi uova strapazzate con pancetta e dovremmo anche occuparci della casa, qui tutto sporco, mamma mia. Anche la bimba ancora ha sonno, vabbè. Tanto sta facendo la colazione, sta ancora preparando la colazione. Poi mi sa che è arrivata la foto, quindi prendiamo subito dopo la foto. Beh, io direi che tu puoi svegliarti. Ah, vuole ricevere una promozione. La riceverai sicuramente oggi, alle 11 inizia a lavorare. Dai, vai in bagno qui, nel tuo bagnetto. Però lei non ha fame, io la farei andare un pochino a correre, magari inizia, alla mattina si sveglia, va a correre. Dai, vai a fare un po' di jogging. Oddio. Non fare disastri. Tu a che livello sei di cucina? Ah, sei a livello 7. Dentro la padella, ma dai, che schifo. È anche soddisfatto di quello che ha fatto. Vabbè, sì, non ti ha visto nessuno. Puoi dar da mangiare alla tua famiglia questo qui. Ma perché le mettete qui? C'è tutto... Ah, è vero, domani è il Festival del Raccolto. Ho ricevuto la promozione, promossa a miracolista dei rinnovi. Guadagnerà 70 per un totale di 380, ha ricevuto anche un bonus di 2845. Il suo prossimo turno è mercoledì. Fantastico. E lui, vabbè, ha ricevuto il livello 4. Allora, lo sposto. La bimba sta ancora dormendo, dai, che così almeno possiamo mangiare con calma. Tu stai facendo jogging? Bravissima. Allora, cosa deve fare? Ah, dovrà andare avanti con la scrittura e la pittura. Aggiornare lo status sui social. Vabbè.
Lo faremo. Dai, ripulisci e vai a prendere tutto quanto nella posta, che c'è nella posta. E poi pubblichiamo la foto su Instagram Moda, se no dopo troppo tardi. Vabbè che la scadenza è sabato. Ok, vediamo cosa c'era nella posta. Ah, un giochino! Il legno mobile classica. Allora glielo do alla bimba. Ok, questa è la foto. Quindi mettiamo pubblica la foto, questa qui. Lavoriamo da casa sempre. Vai a... Ah no, l'ho messa sbagliato, scusami. Siediti qui e pubblica la foto. Così riceviamo qualche soldino. Chissà se va avanti anche lui e riceve una promozione. Perché è bloccato ancora al qua. Come freelance, non so se va avanti con le promozioni. Ah, che voglia. Oh, honey, Rosa. Meshka. Oh, Oh, lui è tutto yatta shirsha. flirtante. Yibs, Un po' sharir dolorante, mahrab. vabbè, è normale. Awe venere flemen. Dai, è ancora umido. Ma Oh, perché? Ma io rimoise of continuo a fare ne. asciuga il Flu bucato. noi, schmezel klimp flisserat, Dai, azei. pubblica. Oh, apalachaba, flamon shush. Ma tu sei sveglia? Amore, ma sei tutta bella tranquilla. Dai, vieni a prenderla. Prendi in braccio. Oh, in 24 ore la foto di Adam Lerso ha accumulato quasi 1 milione di mi piace. Il cliente è soddisfatto e Adam Lerso si sente traboccante di orgoglio. Bravissimo! Bene, io direi di concludere qui questo episodio. È stato un episodio molto tranquillo, però abbiamo visto la nostra piccola Ellie cresciuta. E perché le cose non vanno come previsto? Sei stato bravo. Vabbè. Insomma, io finirei qui l'episodio. In questo episodio è stato tranquillo, abbiamo visto Ellie, ormai una piccola toddlerina. No, io vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto, noi ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!